Una fuga per la vittoria, nel vero senso del termine, quella messa a segno da Pascal Enkhorn nel debutto della settimana internazionale Coppi e Bartali. La prima mini tappa vedeva schierata i blocchi di partenza ben 25 team e 170 corridori per un percorso di 98 km complessivi da Sant'Angelo fino ad arrivare a Gattei. E l'olandese della Lotto Jumbo ha trovato lo spunto vincente dopo appena 11 km, scoprendo nello statunitense Lawson Craddock della IF Drapac, un compagno di scorribande affidabile per arrivare sul traguardo del rettilineo di Via Roma, con la vittoria praticamente in tasca, anche perché per lo sprint finale non c'è stata praticamente partita tra i due. Vittoria dunque per Enkhorn in mattinata, dominio del Team Sky nella cronometro del pomeriggio, poco più di 13 km da Gatteo Mare a Gatteo, per certificare il successo del sestetto composto da Basso, Rowe, Lawless, Rosa, Sivakov e Dibben. Oggi la corsa organizzata dal GS Emilia chiuderà la seconda e ultima tappa in Romagna, la Riccione Sogliano a Rubicone, prima di spostarsi nel Bolognese con la tappa a Crevalcore, per poi chiudere domenica con la Fiorano Modenese Montegibbio Sassuolo.